Seconda parte di Linea Diretta insieme con Carlo Nencioli, investigatore privato, con il quale appunto parliamo di investigazioni private. Una domanda che vorremmo rivolgere a Nencioli è questa: tutti i luoghi si prestano a indagini investigative? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ogni luogo, sai, il luogo fa parte del contesto investigativo, quindi qualsiasi luogo può essere oggetto. Anche un'emittente privata potrebbe essere un luogo. Assolutamente, un luogo oggetto di indagine, assolutamente sì. Ecco, quindi non ci sono variazioni nel senso, in genere, ecco, quali sono i luoghi che più si prestano però comunque alle indagini? Ma non ce ne sono, perché ogni luogo, diciamo, ha il suo approccio. Che ne so, se devo lavorare all'interno di un'azienda, la tecnica sarà, insomma, ci sarà dietro tutto uno studio per poter, diciamo, arrivare al mio obiettivo lì all'interno. Uno studio che non va bene, diciamo, in una zona, faccio una boschiva, ecco, dentro un emittente è ovvio, io dovrò studiare la modalità per poter entrare dentro l'emittente televisiva. Come luogo sensibile, certo. E dopo dentro fare il mio lavoro. Certo, certo. Viene il lavoro, viene comunque sia la logistica, viene preparata prima. Viene come preparata una casa, prima si parte nel fare tutte le fondamenta e poi si comincia a tirare su tutti i muri. In genere i luoghi dove c'è maggiore presenza di pubblico sono quelli in cui in teoria, no, una persona che vuole compiere magari un'azione illecita ha la possibilità forse di nascondersi meglio. Ma non è detto neanche ma quello. Non è detto. Perché in un luogo particolarmente affollato, dove però è un luogo particolare, mettiamo caso, faccio un esempio, un mega ricevimento, ok, dove gli ospiti, anche se non si conoscono fra di sé, però il portamento, insomma, diciamo l'indirizzo della persona invitata, uno lo vede. Una persona che è un po' al di fuori o che non è preparata bene a entrare in un certo ambiente, viene subito notata, anche se ci fossero 1000 persone. Ecco. È importante prepararlo bene prima al lavoro. Lo stesso portamento, la disinvoltura con cui si sposta, con cui si muove, certo, per esempio. Certo. Tutto, i particolari fanno, insomma, fanno la differenza. A volte. Ecco, l'occhio sospettoso oppure l'occhio rilassato. Certo, evidente, delle volte, come si dice, vai fuori, anche fuori città dove non conosci nessuno, guardi le persone e dici, io delle volte, forse è la mia professione che mi porta, ma comunque sia un po' chiunque, no? Dici, quei due devono essere poliziotti, anche se sono in tenuta borghese, no? Quindi ecco, per esempio. Quindi perché c'è un portamento, comunque sia, una certa postura che distingue. Ecco, il difficile è quello, essere come tutti, comuni. Quindi dovete essere soprattutto prima degli ottimi osservatori. Tutto parte dall'osservazione. Sì, osservatori, ascolto, osservazione. E ottimi, diciamo, camaleonti. Ma che differenza c'è, Carlo, tra voi e i poliziotti? Una differenza sostanziale. I poliziotti fanno parte, diciamo, innanzitutto fanno parte di un ente pubblico e noi siamo un ente privato. Poi il poliziotto è adibito è indirizzato a fare polizia giudiziaria, ok? Quindi è una cosa un po' diversa che da noi. Noi non siamo polizia giudiziaria. Noi non andiamo a giro a arrestare la gente, oppure non andiamo in giro a intercettare telefonate o quant'altro. Ecco, sono differenze proprio di tecnica, diciamo, e di realtà anche. Anche se a volte ci possiamo trovare a indagare con, diciamo, modalità diverse, ovviamente, su delle circostanze o degli argomenti, diciamo, simili che ci accomunano. Ecco. Che vi accomunano. Ecco, immagino che la sua attività parta e inizi con un mandato investigativo. Assolutamente. Vorrei dire, lei sì. Deve avere un mandato. Come funziona esattamente? Niente, il mandato di incarico, la persona, il cliente, quando viene da me o io mi reco da lui, secondo gli accordi, mi deve firmare, appunto, prima mi spiega, mi illustra il problema, io verifico in quel momento se l'indagine richiesta è legittima o no, o se è pertinente o meno, gli dico, poi gli spiego come viene fatta
l'indagine e quello che è consentito fare per risolvere quel problema, a quel punto lì fissiamo un costo, una parcella, e viene tutto dopo redatto in un mandato d'incarico dove c'è l'autorizzazione, la richiesta che mi fa il committente per indagare su quello che devo indagare, va bene, con tutte le varie notizie, le varie indicazioni di legge. Ecco, nel corso di un'indagine immagino ci siano delle prove prodotte. Ovvio. Queste prove prodotte possono essere utilizzate o utili in sede di giudizio? Assolutamente sì, sono utilizzate, utilizzabili sia in giudizio civile che penale. Ecco. Sono diverse le procedure, ma sono diverse anche sul penale, le indagini penali sono anche diverse, anche come, diciamo, sì, procedure e registrazioni anche burocratiche, diciamo. Di solito, questo è un discorso, capisco, abbastanza difficile da quantificare, quanto tempo è richiesto per portare in fondo un mandato investigativo? Io dico sempre, ormai per esperienza, su alcune, per esempio sull'infedeltà coniugale, so per esperienza che può durare un tot massimo, c'è una statistica, però a volte si va anche fuori dalla statistica. Comunque sia, un termine non si può dare, un termine di inizio sì, di fine no, perché gli eventi e le circostanze sono numerose e ci sono anche molte interazioni durante il lavoro. Io dico sempre, a qualcuno dico sempre, fossi veggente farei sempre 6 al Superenalotto, perché prevedere quando finirò un caso, cioè per alcune cose sì, per le cose diciamo burocratiche di ufficio si può dare un tempo, per diciamo alcuni casi per esperienza so che più o meno ci vuole determinato tempo al massimo. Per dei casi più importanti o dei casi aziendali particolari, diciamo, non si può stabilire prima quanto tempo occorre. Quanto tempo occorre? Ci sono stati dei casi in cui lei ha rimesso il mandato, vale a dire ha interrotto le indagini, non potendole portare avanti per vari motivi? No, non mi sono mai fermato. Mai fermato? Mai fermato e l'ho sempre portato avanti legittimamente. Però qualche volta avrà dovuto rivedere un po' anche i criteri delle indagini, intendo dire. Magari ha intrapreso una strada per arrivare alla soluzione, ovvio, si è reso le conto famose piste. È che quella pista, quella strada non era quella più opportuna, quindi ha dovuto fare marcia indietro, rivedere perché non è la pista giusta, prendere quello che di buono è venuto comunque sia da quella pista e poi procedere per un'altra. Quindi cambiare direzione. Obiettivo. Cambiare obiettivo, ma anche cambiare anche strategia. Perché certo. No? Questo può succedere. L'investigatore privato può effettuare intercettazioni telefoniche? Allora, l'investigatore privato, le intercettazioni. Allora, il controllo, le intercettazioni telefoniche sono vietate da parte dei privati. Ok? Ecco. Allora, sia che siano investigatori, sia che siano, diciamo, liberi cittadini. L'unico controllo del telefono, diciamo, che è lecito è da parte verso i minori, dove diciamo è pertinente in quanto i genitori sono diretti responsabili e quindi tutori dei figli. Rientra nel primo caso droga e bullismo che abbiamo col sì, quale abbiamo aperto sì, la sì, trasmissione. Io posso controllare un telefono di un minore o un PC per ravvedere se ci sono, prego, diciamo problematiche di questo genere. O se no nel settore industriale. Le ultime leggi e anche la Corte Europea ultimamente ha sancito che l'azienda può controllare i mezzi aziendali, ma non tanto per ascoltare le telefonate private, ma per vedere se con l'apparato aziendale o che sia telefono o PC ne viene fatto un uso consono all'azienda, cioè viene utilizzato per lavoro. Ecco. Un investigatore privato, nel momento in cui riceve un mandato investigativo, quanto costa? Quanto costa? Questo qui ci sono dei tariffari orari, ci sono anche dei tariffari orari, comunque sia i casi vengono sempre trattati, diciamo, caso per caso, volta per volta, perché
cambiano gli scenari. Qualcuno richiede anche un preventivo. Certo, sempre preventivi. Cambiano gli scenari, cambiano i mezzi sia umani che tecnologici da impiegare, cambiano troppe cose. Le uniche cose standard sono, vabbè, le richieste di informazioni tipicamente commerciali o quant'altro, allora hanno dei costi standard. Ecco, in termini di prove, in termini strettamente di prove, che cosa può produrre l'indagine che viene effettuata da un investigatore privato? Può produrre delle prove anche molto importanti, delle prove anche per rovesciare un processo, diciamo. Certo. Proprio. Quindi siete anche o delle prove di accusa o di discolpa. Siete collaboratori anche dell'autorità giudiziaria voi? Sì, assolutamente sì. Qualora veniamo incaricati, sì, assolutamente sì. Quanto è cambiata, Nencioli, la vostra attività negli ultimi anni? Tantissimo. La nostra attività negli ultimi anni è sempre e tutt'oggi è sempre più indirizzata verso, diciamo, una professionalità maggiore, una specializzazione maggiore e anche una definizione di normative, di leggi che ci guidano proprio ora in, diciamo, in una direzione giusta. A livello professionale si è molto più elevata. Ecco, quello siamo quasi ormai in conclusione, quindi chi intende svolgere la sua attività, la sua professione, deve dimenticare di avere tempo libero? Purtroppo sì, io dico purtroppo per chi dice mi piace di fare quello, ma purtroppo il tempo libero è poco, c'è il tempo libero, però i sacrifici sono tanti, tanti, tanti. E noi ringraziamo Carlo Nencioli che ha partecipato a questo nostro appuntamento con Di Linea Diretta, con il quale abbiamo parlato di investigazioni private. Grazie anche ai nostri telespettatori, Linea Diretta torna ai prossimi appuntamenti. Buon proseguimento con i nostri programmi.